Ciao ragazzi, bentornati. Oggi ci troviamo con una sfida abbastanza strana. Sarà l'ultima o non sarà l'ultima? Non lo so, vedremo. Intanto vediamo come attaccarla. Per fare 3 stelle a questo villaggio partirei con la macchina da qui e fargli pulire tutta questa parte. La macchina però copritela con... io metterò un gigante davanti per stanare varie trappole. Nel dubbio, e metti caso che si avvicina troppo, c'è questa torre degli arcieri che potrebbe bersagliarla. Quindi nel dubbio ci metto il gigante. Poi, subito dopo aver messo la macchina, metto qui la regina. E gli faccio distruggere queste difese. Quando ha distrutto questi edifici, c'è anche l'estrattore. Quando ha distrutto questi 3 edifici, deve per forza entrare in questo. Vi faccio le X qui, metto la regina. Deve per forza entrare qui e distruggere tutta questa parte, compreso il municipio per forza, e togliere il più possibile di qua. Questo è tutto il lavoro che deve fare la regina. Poi passiamo invece al re e al resto dell'esercito. Metterò il golem di ghiaccio più o meno qui. E il re più o meno qui. Il golem di ghiaccio serve per andare a coprire la pulizia del re. Il re dovrà pulire il più possibile di questa zona. Poi, quando il primo golem di ghiaccio esplode, noi dobbiamo andare a togliere anche questa parte qui. Quindi, appena il primo golem di ghiaccio esplode, sistemo il secondo più o meno qui e cercherò di farlo andare qui in modo tale da intanto congelare la regina, cercare di bloccarla un attimino finché il cucciolo di drago pulisce questa parte qua. Ma soprattutto anche per cercare di distruggerla questa regina avversaria. Quindi mi aiuterò anche con la cacciatrice, mentre che la regina viene congelata. Poi, dopodiché, quando questa parte è abbastanza pulita e pensiamo che non possano girare i bocciatori, iniziamo a mettere l'esercito più o meno qui e dovrà entrare in questa parte, quindi distruggere quella zona lì e distruggere tutta questa parte fino ad incontrarsi più o meno qui con la regina, che finiranno l'opera. Allora abbiamo le 4 furie. Io non ho intenzione di buttare queste furie sui bocciatori e sul resto dell'esercito, ma ho intenzione di coprirci la regina. Poi, per quanto riguarda la campionessa, la metterei più o meno qui per fargli togliere queste difese che si trovano esterne e non far girare troppo le truppe che passeranno poi in un secondo momento per di qua, oltre al fatto di distrarre il monolito soprattutto. Detto questo, passiamo all'attacco. Buona visione. Thank you.
30 secondi, su su, perfetto ragazzuoli, ci siamo riusciti. Scusate il ritardo, ma è tardissimo, saranno le 2 di notte ormai, ma oggi non ho avuto tempo tra live e quant'altro, non ci sono riuscito a farvelo prima questo tutorial. Anzi, colgo l'occasione per dirvi che quando volete, se volete, dalle 21.30 io tutte le sere sono in live su Twitch. Mi trovate anche su Discord in un server che ho creato per rimanere a contatto con i miei fan e per offrirvi offerte Amazon. Inoltre ci sono anche altre chat, sia per scrivere liberamente che per organizzarsi e magari a cercare compagni di squadra di giochi online. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!